non faccio un'esagerazione, mi hanno rivoltato lo spirito, le abitudini, i sentimenti, perché capirete che oramai mi sono fatto altre abitudini, altri bisogni. Certo, un bisogno della compagnia, per esempio. Ora sente, cara sorella, io invece di tornare in casa, visto che stava bene a Roma, dove peraltro mi trovavo bene, e viva la faccia! Wow, cioè, che mi avessero dire? Ma non è libero di stare dove vuole? Che cucco vuole? Oh, piano piano, stiamo già siamo un carreggiato. Ora io ho voluto scegliere la via di mezzo, di tornare vivo in casa nel paese, ma di vivere all'uso mio. Certo, all'uso continentale, per esempio. Che l'uso c'è vivo? E la città turistica uno si porta da vivere da fuori. Distintissima. Distintissima per essere uno scandalo dei paesi. Rispettabilissima. Certo, basta che vieni bottiglia. Perché questo mondo, dicelo tu, Lucia. No, io non parlo, non mi No, Polo, puoi fare parlare. Tu sei un uomo anziano, non può dire di avere innamorata. Ne passo più niente, manco passo... Gioventù. Oh, anziano. Prima di tutto che non sono di un'età esagerata. E poi mi sento più giovane e più picciotto di tante picciotte del paese, che sono fatte di pace da fronte. E te lo provo. Fate le casi, fate le gamba! Incontinente, ogni eso non si gira. Calzi gira la femmina, si attacca ai cagnoni. E caro siete. Incontinente la donna si attacca preferibilmente all'uomo maturo, al deputato anziano, al senatore, alla persona grigia, brezzolata. Ma dimmi una cosa, Roma. Ma sta Roma è lontana. Perché? Prego che fin dici pure tu! No, no! E poi io domani e dico, tuo paese perché dovrebbe formare lo scandalo del paese. O paese, perché un tale che entra al Lazio, dove caro, o donna rosa? O paese, perché un tale che fratello Caruso, che ha concederito la proprietà, se pigliare una moglie del nome. Gesù, non ci ne vai neanche, smarda, o paese, perché un tale che non ve la leggo, la sedere a madre e pure la figlia. Sì, sì, mannalo, Caruso, la si scannalia. Visto tanto che sapirlo, ne sapevo che sai di Dio e di mia, ne sentire. Ah, non ci credere, ne sai, perché adesso cresciuto da vecchia mia. E per questo venne più gesuita e più sforzo non vengo le cavalli. Per un assolo libero, libertà, facci sciogliere lo scereguaglio, facci diventare femmine. Senti, con tutte queste discorsi, a chi non mi capisco che devo fare la tua famiglia, beh? Ma che ti dice bestia, se ti devo capire lei? No, no, caro cognato, ma bestia sei tu. E mi solo capito perfettamente. Io, a quattro, sempre bene per quello. Ma che c'è? Ma che c'è, Polo? Ma te ne vuoi? Ora stesso, anzi, ancora mi ha fatto un bagno. Un bagno? Ma non ti ho fatto un bagno a fine del pobre? Andate a Roma e vedremo! E niente, andate sempre tutta là, ma fanno giurare! Va bene, poi intanto ti fanno tutti i roba locale, va? A Luca? A quale locale? A casa! Ma quale casa? A casa mia! Chi ti faccio? Casino la compagnia! Ah, già la tua? E perché? Non ti pare oggi? Veramente non tanto oggi! E perché? Tu dici che la casa la sarà per te? E che fa se sta male tanta Caruso? Vuol dire che quando si marita, mi esce io e già si rinda. Che dici? Dalla casa che ci sta tirando la femmina! Rispettabilissima! No, come vedi, non la tua casa, capisci? Oh! E buone, ci trovavo un remedio, un problema non c'è! Chiamavo qui, caro! Chi più casa interna che ti ha fatto? D'accordo con marito, e ci avete già fatto vedere. Basta, no, basta. E tu, e li può fare solo da non ci pensaste che se non mi faccio che sono di compagnia, c'è cioè, una casa della mattina a sera. Mi regalo, mi hanno picchiato di serrare.
picca da tagliare e picca da rustare, tanto per capirlo, va? Zio, zio, tornavo anch'io dell'albergo. Fallo già. Grazie, grazie. Che c'è ora? Dice signorina, lo stia guardando, o in la verità, mi dici la tua, ci senti? Che dici? In la verità? Ci vuoi dire la verità? Ma io sto tranquillo! Sente scantare, un veleno burro qua, un veleno burro qua. E là è la signora che fra non guarì, sarò così. Mi ci lascia vedendo, va, per favore. Allora tu.